Noi abbiamo visto in alcune lezioni precedenti come è possibile con tre avvolgimenti stazionari, cioè fissi nello spazio, anzi addirittura collocati sullo statore, che fissi così non può essere, come è possibile creare un campo rotante. Questi avvolgimenti devono avere delle caratteristiche che non rivelerò, perché altrimenti sarei davvero noioso. Qui sono rappresentate in modo assolutamente schematico, cioè non è una rappresentazione realistica. D'altra parte qualcuno potrebbe chiedersi: ma com'è possibile che ci siano questi tre avvolgimenti con questa forma particolare? Ma non è altro che una schematizzazione che per noi è importante, perché ciò che è importante è capire la direzione, cioè l'asse del singolo avvolgimento. L'avvolgimento deve uscire a destra, quello che posso dare alla forma individuale di seno di omega t, ha un asse che è orizzontale, è rivolto dalla vostra destra alla vostra sinistra. Quello è, un riferimento importante, perché ci permette di associare la corrente che circola in questo avvolgimento con gli effetti magnetici ed elettromagnetici che essa produce. Cioè possiamo dire convenzionalmente che la corrente che circola in quell'avvolgimento ha un asse. Cioè lo so che non è proprio rigoroso quello che sto dicendo, la corrente non ha un asse, la corrente è un campo di corrente, con una certa densità, percorre un conduttore, eccetera. Però quando una corrente circola all'interno di un avvolgimento, questo avvolgimento a sua volta produrrà un campo A, produrrà un'induzione B, e poi può avere altre conseguenze sugli avvolgimenti che gli stanno a fianco, eccetera. Quindi è opportuno indicare l'asse di questo avvolgimento. E a volte l'asse di questo avvolgimento si confonde volontariamente, quindi in modo premeditato, ossia, si confonde con l'asse della corrente. Quindi, per essere ben chiaro, quella non è la direzione della corrente, perché sappiamo bene che la corrente circola all'interno di conduttori, ma è l'asse dell'avvolgimento percorso da quella corrente. E quindi si confonde a volte l'asse della corrente con l'asse dell'avvolgimento. Lo si fa di proposito perché è molto utile e molto comodo. Dal punto di vista pratico, però, quegli avvolgimenti, per poterli realizzare lungo la periferia dello statore, si utilizzano dei metodi ovviamente diversi. Qui, semplicemente, ci sono indicati dei pallini di colore giallo. Quei pallini di colore giallo rappresentano le sezioni dei conduttori o delle matasse che sono percorsi dalla corrente. E allora in questo caso voi potrete riconoscere che l'asse dell'avvolgimento di prima, cioè quello percorso dalla corrente IT uguale I grande seno di omega T, e coincide con l'asse di quest'altro nuovo avvolgimento, un avvolgimento che è disposto nello spazio in modo apparentemente diverso, ma hanno in comune lo stesso asse. Quindi l'effetto che essi producono ovviamente si intende, dal punto di vista del modello della macchina, si intende lo stesso, nel senso che questo avvolgimento qui produce un campo H, un'induzione P, che ha una direzione orizzontale, va dalla vostra destra alla vostra sinistra, così come succede nel caso precedente. Gli avvolgimenti sono tre, e quindi questa situazione va ripetuta identicamente in modo simmetrico ogni 120 gradi. Quindi questo stesso avvolgimento viene ripetuto per tre volte di seguito. Vediamo qua che c'è un problema. Tre avvolgimenti vengono ripetuti identicamente, sfasandoli di 120 gradi, e quindi ora sono stati rappresentati anche con colori diversi, in modo tale che voi possiate osservare bene questi tre, voi possiate distinguerli l'uno dall'altro. Naturalmente ciascuno percorso da una corrente anch'essa sfasata nello spazio di 120 gradi.
Permettetemi di ricordarvi che lo sfasamento delle correnti nel tempo e lo stesso sfasamento degli avvolgimenti nello spazio ci permette di ricreare ciò che succede nel tempo nello spazio elettrico della macchina. Quindi, se la corrente sfasata in un avvolgimento è sfasata di 120 gradi, il fasore del campo magnetico corrispondente sarà sfasato di 120 gradi nello spazio elettrico. Quindi questa corrispondenza, cioè questa configurazione geometrica ed elettrica, ci permette quindi di sovrapporre i due piani, sovrapporre esattamente. Quindi ciò che succede nel tempo noi lo vediamo, lo rappresentiamo graficamente nello spazio bidimensionale, che è la sezione della macchina. Questo è quello che succede su una macchina, sullo statore di una macchina. Il rotore di una macchina sincrona, in particolare, perché ora stiamo cominciando a studiare la macchina sincrona, noi abbiamo fatto finora delle lezioni di ricapitolazione introduttive, no? Che abbiamo fatto un po' di dinamica, dovevate già sapere, un po' di analisi armonica, eccetera, eccetera, abbiamo fatto varie cose che servivano un po' a introdurre questi discorsi. Ora piano piano entriamo nel vivo delle macchine elettriche. Questa è una macchina, la schematizzazione di una macchina sincrona, con un rotore, come si dice, anisotropo, cioè dotato di espansioni polari, cioè non è un rotore perfettamente cilindrico, ma ha una forma ovviamente quindi non cilindrica, cioè dove è più stretto, dove è più largo, dove è più lento. La parte intorno a questo rotore è avvolto un altro avvolgimento che si chiama avvolgimento di eccitazione. Questo avvolgimento di eccitazione è appunto avvolto in modo tale che, almeno in questa figura, la corrente entra nel lato destro del rotore, vedete dove ci sono tutte le crocette, e riesce lì dove invece ci sono i puntini. Quindi dovete immaginare questo avvolgimento tagliato a metà, la sezione di questo avvolgimento, e il suo sviluppo ovviamente è trasversale alla rappresentazione che vedete in questa diapositiva. L'asse di questo avvolgimento, anche lui ha un asse ovviamente, e quale sarà l'asse? E l'asse è, in questo caso è verticale e va dal basso verso l'alto, convenzionalmente dal sud verso il nord, perché vi ricordo che quando una corrente percorre fa un percorso orario, normalmente gli effetti magnetici che questa corrente riproduce sono, per esempio, il campo magnetico e l'induzione B e altri fenomeni legati a questo, sono, diciamo così, attraversano la lavagna, la sezione della lavagna, entrando nella lavagna, se il percorso della corrente è in senso orario. Quindi a questo punto voi vedete un percorso, forse in questo caso qui c'è una convenzione diversa, però la figura che ho trovato così è questa. La direzione del campo dovrebbe essere effettivamente tutta finita. Quindi naturalmente io mi avvito, no, è giusto perché io mi avvito, tu mi stai mettendo fuori strada, si avvita in questo modo qui, e quindi come una vite, la regola della vite è naturalmente il campo va da basso verso l'alto. Ok. Quindi fissata questa convenzione, naturalmente qui cosa però possiamo notare subito, che trattandosi di un rotore, il rotore ovviamente ha una labilità, cioè ha la possibilità di ruotare su se stesso lungo l'asse di rotazione. Quindi è evidente che in questo caso anche l'asse del avvolgimento, quindi l'asse magnetico di questo rotore, può spostarsi insieme al rotore stesso, insieme alla meccanica stessa della macchina. A questo punto fissiamo la nostra attenzione su due fatti. Nel primo caso, nel caso dello statore, noi avevamo un campo rotante perché c'erano delle correnti variabili nel tempo con quelle caratteristiche che ben sappiamo. In questo caso qui abbiamo un campo rotante perché ruota il rotore. Quindi stiamo prendendo in considerazione due situazioni diverse ma che producono lo stesso effetto, e in entrambi i casi abbiamo due campi rotanti.
uno di statore e un altro di rotore, però in questo nel caso del rotore il campo rotante viene prodotto in un altro modo. Beh, meglio dire la rotazione del campo rotante viene prodotta in un altro modo. Dovremmo aprire una piccola parentesi. Io ho parlato di spazio elettrico e di tempo e abbiamo visto che utilizzando quei famosi tre avvolgimenti possiamo fare una sovrapposizione tra questi due domini. E ciò che succede, gli sfasamenti che troviamo, gli sfasamenti nel tempo che troviamo nel tempo, li ritroviamo esattamente nello spazio elettrico. Però mi sono sforzato di utilizzare l'aggettivo elettrico vicino a spazio. E non ho detto soltanto nello spazio meccanico, perché in effetti gli spazi a questo punto dovrebbero essere tre, cioè il tempo, lo spazio elettrico e lo spazio meccanico. E noi abbiamo fatto coincidere, magari senza accorgercene, lo spazio elettrico anche con quello meccanico. Quindi c'è una sovrapposizione di queste tre cose, che è un po' arbitraria. Perché lo spazio elettrico può non coincidere con lo spazio meccanico? Dipende dal numero di coppie polari, cioè dal numero di avvolgimenti che vengono utilizzati per creare i poli all'interno della macchina. Ritorniamo un attimo a questo caso qui, a questo. Quindi il numero di coppie polari è 1, perché ciascun avvolgimento ha soltanto un nord e soltanto un sud, quindi una coppia polare. E questo fatto qui ci permette di dire tutti questi tre spazi, il tempo, lo spazio elettrico, lo spazio meccanico, sono sovrapponibili. Però io potrei realizzare anche due coppie polari. Questo è il caso di un rotore dove l'avvolgimento di rotore, anziché essere unico, è sdoppiato in due. Cioè ci sono due avvolgimenti, non è che sono indipendenti, molto spesso sono in serie i due avvolgimenti, però questo mi permette di creare lungo la periferia di rotore non una coppia polare, quindi un solo nord e un solo sud, ma due, quindi un nord, un sud, un nord e un sud. Ora, ciò che succede nel mondo del tempo dovrebbe in qualche modo ritrovarsi nel mondo dello spazio, ma se le coppie polari sono più di una, succede che il mondo dello spazio elettrico si comprime, si riduce in dimensioni della metà rispetto al mondo dello spazio meccanico. Nel senso che in questo caso, per esempio, se io volessi dire il nord è sfasato rispetto al sud di quanti gradi, voi che cosa mi rispondereste? Mi direste di 180 gradi, giusto? Se invece consideriamo un avvolgimento di questo tipo qui, dove non sono indicati nord e sud, ma li potete ricavare in base alla regola della vite, se io vi chiedessi che sfasamento c'è tra un nord e un sud, voi mi rispondereste di 90 gradi, perché a fianco a un nord c'è sud, e un sud c'è 90 gradi. Non solo, ma dopo 90 gradi c'è un altro nord. E allora quello che succedeva in questa macchina qui, cioè avevo una ciclicità, una periodicità di 360 gradi, cioè di 2π greco, in quest'altro caso qui ho una periodicità di 180 gradi e le cose si ripetono ogni 180 gradi. Allora, io vi racconto questa storia. Naturalmente, se avessi un rotore come questo, dove le cose si ripetono ogni 120 gradi, cioè io potrei, se vi chiedessi quanti gradi sfasato il nord rispetto al sud, mi direste 60 gradi, e quindi la periodicità è di 120 gradi. Ora, nel nostro corso, per semplificare tutte le formulette, eccetera, non faremo mai la distinzione tra spazio elettrico e spazio meccanico. Per noi lo spazio elettrico e lo spazio meccanico coincideranno sempre, perché assumeremo il numero di coppie polari sempre uguale a 1. In questo modo ci semplificherà la vita, non ci dovremo più preoccupare di quante coppie polari avrà lo statore, di quante coppie polari avrà il rotore. L'unica cosa che però dovete sapere, questo fatto qui, anche perché
se alimentate degli avvolgimenti, facciamo un'altra situazione, se alimentate questi tre avvolgimenti con una frequenza di 50 Hz e io vi dovessi chiedere con che velocità ruota il fasore del campo H che abbiamo calcolato nelle lezioni precedenti, voi mi rispondereste farebbe 50 giri al secondo. 50 giri al secondo corrisponde a 314 radiani al secondo. E ora però, se invece di utilizzare una macchina come quella, cioè usassi una macchina come questa dove il numero di coppie polari è raddoppiato oppure triplicato, eccetera, eccetera, la velocità con la quale il campo rotante ruoterebbe sarebbe dimezzata oppure diventata un terzo, eccetera, eccetera, perché ogni periodo il fasore deve spostarsi non di 360 gradi, ma si deve spostare di 180 gradi. E quindi è evidente che il campo rotante, maggiore il numero delle coppie polari, è più lento va. Quindi questa è una cosa che ce la dobbiamo ricordare, perché molto spesso uno, guardando i dati di targa su un motore, legge la velocità di sincronismo, la velocità per esempio di un motore asincrono, potrebbe essere, per esempio, i dati di targa, poi li vedremo meglio, per esempio, potrebbe leggere 2900 giri al minuto. Non c'è nessuna indicazione sulla targa del motore di quante coppie polari ci siano, ma lo si capisce immediatamente, perché 2900 giri al minuto è un numero parente, poi vedremo perché non è proprio di coincidenza, è un numero parente a 3000, è molto vicino a 3000, e 3000 giri al minuto corrispondono a 50 giri al secondo, perché va moltiplicato ovviamente per 60. E quindi si capisce che la velocità del campo rotante, se è di 50 giri al secondo, questo significa che P è uguale a 1. P non è il numero di poli, ma il numero di coppie polari. Ho qualche volta sul libro P rappresenta il numero di poli, però viene specificato. Quindi stabilita la convenzione all'inizio di un paragrafo, di un capitolo, di un libro, poi dopo uno capisce esattamente di cosa stiamo parlando. Se invece fosse scritto, che ne so, anziché 1400 giri al minuto, 1400 è prossimo a 1500, vuol dire che il campo, la velocità del rotore è più lenta, quasi la metà rispetto al caso precedente, e quindi questo implica avere P uguale a 2 e così via. Quindi questa è soltanto una indicazione, mi fa capire come il numero di coppie polari sia un parametro di molto importante che condiziona la velocità. Tra le altre cose, se fate delle semplici considerazioni a carattere energetico, a parità di potenza, una macchina elettrica che gira più piano deve avere per forza una coppia doppia. E in effetti, avendo più coppie polari, l'interazione tra le coppie polari di una macchina elettrica implica l'aumento della coppia, quindi una riduzione della velocità di solito è accompagnata a parità di potenza. È un ragionamento anche banale questo qui, no? È ovvio, altrimenti non si spiegherebbe come possa essere a parità di potenza, no? A meno che non ci siano delle perdite spropositate. A parità di potenza, se la macchina gira più piano, vuol dire che ti dà una coppia maggiore. Chiusa questa parentesi sul numero di coppie polari, ora noi facciamo un reset di tutto quello che insomma abbiamo capito sul numero di coppie polari, e da ora in poi, potrà capitare ogni tanto che uno dice vabbè il numero di coppie polari è 2, da ora in poi considera il numero di coppie polari uguale a 1. Così, ripeto, il tempo, lo spazio elettrico e lo spazio meccanico a questo punto coincidono tutti e tre. Ecco, questa diapositiva che vedemmo anche la volta scorsa, che cosa rappresenta? Rappresenta la macchina elettrica, una macchina sincrona, con una schematizzazione simbolica linearizzata,
senso che, siccome per noi è molto facile avere a che fare con diagrammi cartesiani, che sono ovviamente rappresentati nello spazio della lavagna in modo lineare, quindi abbiamo un asse delle X lineare, invece nel caso di una macchina elettrica, noi che cosa dovremmo fare? Dovremmo andare a considerare quello che succede al trafero di una macchina elettrica, prendere un punto di riferimento e andare ad osservare quello che succede lungo il trafero in base alla variazione di un angolo delta. Non è tanto facile da fare questa cosa qui, e poi d'altra parte i calcoli sarebbero uguali. La cosa forse più semplice è quella di immaginare di tagliare la macchina elettrica, deformarla fino ad ottenere un'immagine molto simile a quella che vedete qua sopra, che è praticamente la stessa rappresentazione di questa macchina elettrica qui. Una coppia polare, uno statore e un rotore. Lo statore è quella banda che vedete più in alto di tutto, vedete se funziona il mouse. Sì. E questa banda che vedete qua sopra è lo statore. Mentre invece questi due che vedete qui sotto, questa e questa, sono le espansioni polari del rotore. Allora, spero non ci siano grossi problemi a fare questa rappresa, a fare questa astrazione, no? Uno con la nostra mente è in grado di fare cose incredibili quindi non credo che ci siano grandi problemi. Sotto, quindi, a questo punto ci diventa più facile andare a rappresentare la cosiddetta distribuzione di campi. Può essere la distribuzione del campo H, può essere una distribuzione di corrente, potrebbe in questo caso avere una distribuzione di induzione, che è l'induzione B al trafero, ed è stata rappresentata in modo sinusoidale. Ora, perché è sinusoidale? In realtà potrebbe benissimo non essere sinusoidale questa rappresentazione di corrente. Ad esempio, se io avessi fatto, questo lo abbiamo visto la volta scorsa, se io avessi fatto questo qui è lo statore, e avessi fatto delle espansioni polari rettangolari, così, che poi nel caso della macchina elettrica è ovvio che non sono di forma rettangolare, diventano rettangolari nella nostra rappresentazione linearizzata. Allora, in questo caso qui potrebbe essere che il valore del campo possa assumere una forma più o meno, diciamo, quasi rettangolare. Ho cercato disperatamente di far coincidere gli assi di queste, quindi questa qui potrebbe essere il valore di induzione B di teta, questo qui è teta, l'angolo teta, cioè l'anomalia sulla quale andare a misurare. Immaginate di avere una sonda ad effetto Hall, sonda effetto Hall è un sensore in grado di misurare il campo di induzione B, di andare a mettere lungo il traferro, percorrere il traferro con una certa strada. Questa strada la indichiamo, anziché in metri, in millimetri, la indichiamo con teta, con l'angolo sul quale noi ci troviamo, e potremmo misurare il valore dell'induzione B di teta e ottenere una cosa del genere. Prima cosa che è ben lontana dall'essere una sinusoide. Però noi che cosa abbiamo visto nelle lezioni passate? Abbiamo visto che per motivi, per semplificare questa cosa, noi anziché andare a considerare la forma dell'induzione così com'è, possiamo applicare il principio di sovrapposizione degli effetti e andare a studiare la macchina sulle sue singole armoniche. E l'armonica più importante, naturalmente, qui dovrebbe essere un'armonica che è la fondamentale, l'armonica fondamentale di spazio, ma anche nel tempo, ma anche di spazio meccanico, spazio elettrico, spazio meccanico, qualunque tipo di spazio dovete voi, è sempre quello. Infatti, tant'è vero che se questo è un campo rotante, se questo è un campo rotante a velocità costante, io teoricamente qui potrei mettere anche una T, ovviamente legata a teta, con una relazione che dipende dalla velocità del campo rotante, però potrei anche mettere il tempo lì. Allora, questa è la fondamentale. Ci domandiamo, ma quella che viene rappresentata qui rappresenta la fondamentale di un campo o è proprio l'induzione reale?
delle espansioni polari di tipo rettangolare, lì invece non sono di tipo rettangolare, ma sono state modellizzate, cioè sono state disegnate in modo non propriamente rettangolare, in modo tale da smussare gli angoli, la ridisegno dal capo forse è meglio, in modo da smussare gli angoli di questa rappresentazione, quindi farli più, la salita farla un po' più dolce, aumentare l'intensità, quindi ravvicinare un po', ridurre il traferro in questa zona, quindi aumentare un po' l'intensità e, diciamo così, dargli una forma più sinusoidale. Che vuol dire dargli la forma più sinusoidale? Non è una cosa rigorosa, cioè che significa? Non significa niente. Bisognerebbe invece dire che questa forma, che ancora non è esattamente sinusoidale, ha un contenuto armonico molto più basso rispetto al caso precedente. Cioè rispetto al caso di un'onda quadra, questa forma qui ha un contenuto armonico decisamente più basso. Quindi la fondamentale ha un'intensità preponderante rispetto a tutte le armoniche che ci sono a valle. E questo in qualche modo ci conforta, ci aiuta a dire: guarda, quando studiamo questa macchina consideriamo solo la fondamentale e non consideriamo invece tutte le altre armoniche che ci sono comunque nelle distribuzioni di campo, di corrente, di induzione, eccetera, eccetera. Quindi riuscire a ottenere una forma, ma poi naturalmente uno va anche per tentativi, da una forma e vede un pochino che campo riesce ad ottenere, cioè trova una forma diversa, oppure utilizza dei programmi che sono per esempio programmi di differenze finite per studiare, come quello che abbiamo anche utilizzato, abbiamo utilizzato FEM, giusto? Utilizza FEM per esempio per andare a studiare la forma del campo e senza costruire una macchina apposta fa una verifica su come ha ottenuto una distribuzione più o meno ottimale da un suo punto di vista. Ci sono dubbi su questo? Tutto chiaro? Okay. Ora, saltiamo queste diapositive che insomma le già viste la volta scorsa e facciamo qualche brevissimo richiamo di elettroelettrica, perché noi che cosa abbiamo nella nostra macchina elettrica che stiamo cominciando a studiare? Abbiamo degli avvolgimenti di statore, abbiamo degli avvolgimenti di rotore, insomma dei circuiti elettrici, e abbiamo anche dei campi, un campo prodotto eventualmente prodotto dalle correnti di statore, un campo eventualmente prodotto da quella corrente di rotore. Vi ricordo anche che invece dell'avvolgimento avrei potuto utilizzare anche dei magneti permanenti per fare questa cosa qui. Comunque. Ora, perché è estremamente utile fare questi richiami di elettrotecnica? Perché quando un campo è variabile in presenza di una linea chiusa, voi mi insegnate che su questa linea chiusa si genera una forza elettromotrice indotta. Certo, io ho varie possibilità per generare una forza elettromotrice indotta. Per esempio, posso immaginare di avere una linea che non è deformabile, per esempio, immaginiamo di avere una linea nello spazio, una linea L, e un magnetino qui, no, questo, che genera un campo nello spazio. Fino a che questi due oggetti stanno fermi uno rispetto all'altro, non succede granché. Qui potrei inserire un voltmetro, giusto per inserire un voltmetro, invece di avere una linea generica nello spazio, questa linea dovrebbe essere sostituita da un filo elettrico, perché altrimenti non riesco. Però ciò che succede su una linea generica nello spazio non c'entra col fatto che questo sia un filo elettrico oppure no. Succede ugualmente che sulla linea ci sarà una certa forza elettromotrice indotta. Per poter generare una forza elettromotrice indotta E, noi
ci rifacciamo alla famosa legge di Faraday, che dice che la funzionalità è la derivata nel tempo del flusso phi, che si concatena con questa linea. Ora, la variazione nel tempo di quel flusso phi la posso ottenere in tanti modi. Posso avvicinare e allontanare il magnetino, posso avvicinare e allontanare la spina, posso anche deformare la spina, in modo tale che con la spina ci si concateni una quantità maggiore o minore di flusso. Quindi ho varie strategie. Potrei sostituire il magnetino con un altro avvolgimento, per esempio così, e modificare il valore della corrente, fare una corrente di T variabile in questa cogente, tutto stazionario, nulla si deforma, però cambia il valore dell'intensità del campo e quindi cambia l'intensità del flusso concatenato. Anche in questo caso qui, avrei una variabilità del flusso, quindi una forza elettronicinotto. Quindi ci sono varie possibilità con le quali potrei ottenere un flusso variabile. In questo caso, per esempio, viene presa in considerazione, questo è un caso banale, viene presa in considerazione la deformazione di una spira. E per ovvi motivi di calcolo, la spira viene immaginata rettangolare e la deformazione avviene con una sbarretta che, diciamo così, strisciante su due linee parallele, mi permette di andare ad introdurre più o maggiore area occupata dalla linea di cui parlavamo prima. Per cui la variazione di flusso sarà data da N per phi. Che cos'è N? N è il numero di concatenamenti con il quale noi immaginiamo di avere a che fare. Cioè, quando si parla di phi grande, quindi si intende che questo qui è meno del phi di N phi piccolo. Che cos'è phi piccolo? Phi piccolo è il flusso che si concatena con la linea. N è il numero di spire, chiamiamole spire a questo punto, per non chiamarle in modo diverso, e quindi è ovvio che phi grande, questo non può essere un numero maggiore. La variazione, se il campo B prodotto è uniforme, in questo caso qui, se il campo B è uniforme, allora possiamo anche scrivere che la variazione di flusso è proporzionale alla variazione di area. È evidente che se il campo B non fosse uniforme, cioè dove più concentrato e dove meno concentrato, questo non sarebbe corretto da scrivere, no? Però noi facciamo queste cose, facciamo finta che il campo B sia uniforme in questo spazio bidimensionale e quindi abbiamo che B ds è la variazione di flusso del phi. Ma B ds, che cos'è ds? Variazione di area. La velocità con la quale questa barretta si sposta verso destra o verso sinistra per l'intervallo delta t e normalmente per la lunghezza della barretta, no? Quindi questo è uguale alla lunghezza della barretta per dx, quindi dx normalmente è la velocità moltiplicata per il tempo, l'intervallo elementare del tempo, da cui è possibile ritrovare poi alla fine la forza elettromotrice indotta, che è uguale a n. E questa è una possibilità. Ci stanno così, c'è una possibilità, però è possibile fare questa. Vedete che abbiamo introdotto un sacco di. Se c'è qualche dubbio? No, senza problema. Un'altra possibilità, per esempio, potrebbe essere quella di, come già vi ho anticipato, mettere un magnete permanente da qualche parte e farlo e muoverlo. In questo caso qua farlo ruotare. È evidente che quando si affaccia il nodo verso l'asse, cioè quando l'asse del magnete, perché il magnete c'è un asse, no? Da subito verso il nodo. Quando l'asse del magnete coincide con l'asse della spira, ho un flusso concatenato massimo. Quando l'asse del magnete è perpendicolare con l'asse dell'avvolgimento, ho un flusso nullo. Perché ci saranno tante linee che entrano, quante linee che escono, basta fare un po' di disegni per rendersene conto. Quando l'asse del magnete è opposto al primo caso che abbiamo dovuto, il flusso concatenato, dobbiamo dire, è minimo, massimo però di valore negativo, massimo negativo in termini assoluti.
E così via. Quindi si capisce come il flusso che si concatena col magnete, ogni volta che io giro, cioè che si concatena con l'avvolgimento, ogni volta che io giro il magnete passa da un valore massimo a un valore minimo, un valore massimo, un valore minimo, quindi c'è una variabilità e quindi poi, facendo la derivata di questo flusso esce qualcosa di diverso da zero, cioè una forza elettromotrice indotta che io potrei misurare se collegassi un voltmetro ai dati dell'avvolgimento. Piccola parentesina, ricordo che un voltmetro per essere tale non deve assorbire corrente, cioè la misura di una tensione è condizionata dal fatto che questo voltmetro abbia un'impedenza interna molto molto elevata. Ora che siamo in un certo senso pronti ad affrontare qualcosa di leggermente più complicato, vediamo che cosa può succedere all'interno della nostra macchina elettrica. Allora, qui che cosa ho riportato? In quella figura, in quel diagramma che vedete, c'è una sinusoide. Quella sinusoide rappresenta il campo di induzione B al traferro. Per esempio, potrebbe essere prodotto dal rotore. È lo stesso campo di induzione che abbiamo visto nella figura precedente, copiata dal libro di Olivier Lavey. Dopodiché immaginiamo uno di quei tre avvolgimenti che abbiamo collocato sullo statore. Facciamo una schematizzazione, invece di fare cose complicate, disegni complicati, schematizziamo nella macchina linearizzata la presenza di questo avvolgimento con quei due cerchietti di colore blu. Facciamo una cosa, ritorniamo un attimo alla diapositiva. Questa diapositiva qui. Allora, qui non avevamo problemi a capire che cosa si intendesse per distribuzione di induzione B a traferro, no? Se io ora vedete che sullo statore ci sta già un cerchietto indicato con A, manca un altro cerchietto. Se sto considerando questa situazione qui, vuol dire che uno di questi cerchietti gialli è uno di quelli rappresentati nella figura che abbiamo visto poco fa. L'altro cerchietto giallo si trova esattamente a 180 gradi. Meccanici, elettrici, la stessa cosa, tanto per voi è la stessa cosa. Quindi si troverà a 180 gradi. Quindi, in questa diapositiva, questi due pallini di colore blu rappresentano una matassa di un avvolgimento collocata sullo scatore della macchina, una sola matassa. Vorremmo capire, ruotando il rotore all'interno della macchina elettrica, che cosa succede a questa matassa. Immaginiamo che questa matassa non sia percorsa da corrente, immaginiamo che questa matassa sia un po' come questa linea che abbiamo disegnato qui e ci mettiamo un voltmetro, quindi questa matassa è comunque aperta, è chiusa dal voltmetro, ma dire chiusa da un voltmetro non ha poco significato, è aperta in buona sostanza, e vogliamo vedere qual è la forza elettromotrice indotta che si genera in questa matassa. Ora, se il rotore sta traslando, sta ruotando, devo usare questi due termini che non sono uguali nella lingua, ovviamente, ma nella nostra rappresentazione linearizzata, dire traslata significa anche ruotare. Devo immaginare la sinusoide che si muove con un angolo alfa. E l'incremento di alfa, se la velocità V omega, vedete come a volte devo utilizzare le due terminologie in modo equivalente, la velocità omega è costante, l'incremento di alfa ugualmente è costante, cioè posso scrivere alfa come omega t. Allora, lì c'è un elenco fatto a sinistra, un elenco dei simboli, perché così uno, questa è una cosa che si dovrebbe ovviamente sempre fare, no? Quando uno scrive oppure quando uno parla, dice aspetta, prima mettiamoci d'accordo su che lingua parliamo. Io ti dico questo significa ciò,
questo significa quest'altro, eccetera, dopodiché abbiamo qualche speranza di capirci. Bene, allora, la lettera D maiuscola rappresenta il diametro della matassa. Il diametro della matassa, allora, a questo punto, coincide col diametro dello statore interno, del traferro interno affacciato allo statore. Quindi, perché la matassa è collocata immediatamente sulla superficie di statore. Numero di n e numero di conduttori dentro la matassa, e ovviamente anche di quello dobbiamo tenere conto. B minuscolo, Bm minuscolo è l'induzione media. B maiuscolo è l'induzione massima, omega la pulsazione, S la superficie della matassa, eccetera, allora efficacia del ridotta, flusso massimo. Non mi sembra che ci siano dei simboli sui quali soffermarci più di tanto. Credo che il loro significato sia palese. Ditemi voi se avete dei dubbi su qualcuno di quei simboli, no? Penso che non lo so. Allora, a questo punto non ci resta che scrivere la rappresentazione analitica della funzione di induzione, che noi scriviamo come B di teta uguale B massimo per il seno di teta. Il flusso massimo che potremmo concatenare con la matassa, come vi ho detto prima, in questo caso qui, quando è? Quando gli assi dell'avvolgimento e l'asse del magnete sono allineati. Allora, quando è che l'asse dell'avvolgimento, qua comincia a diventare difficile un po', perché uno si deve ricordare che cosa rappresenta quella. Quando è che l'asse dell'avvolgimento di rotore coincide con l'asse dell'avvolgimento di statore? Quando F è uguale a zero, cioè quando quei due cerchietti passano e si trovano esattamente sul passaggio dello zero della forma d'onda sinusoidale, perché l'asse del rotore, che era questo, qui c'è l'avvolgimento, l'asse del rotore è questo, il campo prodotto dal rotore è questo, e quindi quando ho la matassa collocata da qui a qui, quindi l'asse della matassa coincide con l'asse del rotore, ottengo la massima concatenazione di flusso da parte degli avvolgimenti di statore sul campo di rotore. Quindi quando alfa è uguale a zero, per calcolare questo valore massimo, che devo fare? Devo fare altro che l'integrale della funzione seno che va da 0 a pi greco. E l'integrale della funzione seno da 0 a pi greco è a due volte il valore massimo del valore di picco del teta. Quindi l'integrale da 0 a pi greco seno di teta è uguale a 2 pi m l per teta. Ovviamente ci sono problemi su questo. L'integrale della funzione seno da 0 a pi greco seno di teta quindi teta è uguale a 2, perché mi guardate con uno sguardo leggermente verso nel vuoto, perché naturalmente l'integrale funziona sempre è un coseno di teta che va da 0 a pi greco, coseno di pi greco quello che è quello meno più 1 meno di meno 1, e quindi la somma è quella. Benissimo. Allora, che cosa succede invece al flusso? Vedete che ho utilizzato le lettere minuscole ancora per il flusso, no? Fi minuscolo, non è ancora il flusso coordinato, perché non ci sta n, il numero di spire della matassa, ci sta soltanto fi, il flusso che si concatena con la matassa, ma non con il numero di spire della matassa. Se la matassa si è, se il rotore si è spostato, cioè la sinusoide si è spostata di alfa, quale sarà il valore del flusso? Allora questo non devo più fare l'integrale da 0 a pi greco, ma devo fare l'integrale da alfa a pi greco più alfa, perché c'è stata una traslazione della forma d'onda. E facendo i calcoli, alla fine si calcola che il valore del flusso che si concatena è sempre uguale a 2 di ml con r, il flusso massimo, moltiplicato per il coseno di alfa. Infatti, coseno di alfa, coseno di 90 gradi, quindi che cosa succede a 90 gradi? Quindi, dopo che ci siamo spostati di 90 gradi, il flusso a questo punto diventa uguale a 0.
come vi avevo già detto prima, al posto di alfa possiamo sostituire omega t, perché fino a mo' abbiamo messo una traslazione qualsiasi di alfa, però alfa, se il rotore si muove di moto con una pulsazione omega, vuol dire che alfa è uguale a omega t, e quindi semplicemente andiamo a sostituire alfa con omega t. Ora è semplice andare a calcolare la forza elettromotrice indotta. La forza elettromotrice indotta è uguale in una singola spira, non in tutta la, una singola spira, soltanto sul percorso, o almeno del flusso di teta, di omega, e bisogna di teta. E quindi 2 bm non è una cosa contenta naturalmente, per se per omega si vede omega, perché quando faccio la derivata di così di omega t non è altro che sono due funzioni composte, una è così e l'altra è omega t, quindi devo fare il prodotto tra le due funzioni, il prodotto tra la prima funzione per quella seconda non derivata, poi la prima non derivata per la seconda, e quindi il prodotto delle due funzioni è omega seno di omega. Qui esce fuori subito una cosa molto interessante. Può sembrare che tutti questi passaggi siano banali, fatti proprio con il cucchiaio per intenderci, però la forza elettromotrice indotta, l'ampiezza della forza elettromotrice indotta, che è sempre sinusoidale, un segno di omega t, è proporzionale a omega. Quindi questa è una cosa che ci dobbiamo sempre ricordare. Quanto più rapido è il rotore, quanto più veloce gira il rotore, tanto più cresce la forza elettromotrice indotta in ampiezza. Aumenta anche la frequenza, giustamente, perché è un seno di omega t, no? Quindi dentro a sé, nella variabile del seno, ci sta anche omega, quindi ovviamente cresce anche la frequenza, ma così come cresce la frequenza, in modo proporzionale, cresce anche la sua ampiezza. In definitiva, basta moltiplicare per n per ottenere il flusso, la forza elettromotrice indotta in tutte le spire della matassa, e quindi questo termine qui viene fuori da quello che ho fatto un n di t, semplicemente aggiungendo n. E alla fine cosa facciamo? Beh, alla fine, siccome tutte le grandezze con le quali noi avremo a che fare sono di solito espresse in valore efficace, non sono espresse in termini massimi, in valori piccoli, quindi finora abbiamo utilizzato il valore di piccolo, e allora invece di utilizzare e con n di t utilizziamo e, questo è sinusoidale, e allora possiamo usare il valore efficace, ma il valore efficace rispetto al valore massimo è radica due volte il valore efficace, cioè il valore massimo è radica due volte il valore efficace, quindi qui possiamo scrivere radica due è il valore efficace di questa forma d'onda, di questa forza elettromotrice indotta sinusoidale, che è uguale a n volte greco f per fi m, dove fi m è naturalmente il valore fi m lungo bm, e l'equivalente viene sostituito qui dentro, il valore massimo del flusso. A posto di omega qui è stato messo 2π greco f, questa è l'unica sostituzione che è stata fatta, no? L'unica sostituzione importante. Possiamo pure non sostituirlo, potremmo anche lasciare omega, perché ci dobbiamo complicare la vita ad usare la frequenza quando siamo così bravi ad usare la pulsazione. È un fatto tradizionale, perché sui libri spesso troviamo questa formuletta: è 4,44 fn phi. Questo 4,44 non è altro che 2 pi greco diviso radica 2. Quindi se andiamo a vedere è quanto vale n 4,44 per flusso massimo. E allora abbiamo fatto questo ulteriore passaggio solo per rimanere in linea con quello che sta scritto sui libri sostanzialmente, quindi è un fatto anche questo, un fatto di convenzione, è un fatto che ci aiuta a continuare a poter studiare anche sui libri, no? Perché uno dice ma S4 44 da dove esce? In effetti se mai nessuno ve lo dice da dove esce, è difficile capire che è un 2π greco diviso radica 2, e quindi questa è la forza elettromotrice indotta. Ricapitoliamo, la forza elettromotrice indotta a questo punto è proporzionale al numero
flusso massimo che si doveva avere con questo avvolgimento è il numero di proporzionalità, è 4.044. Bene, ora ritorniamo molto rapidamente a questa vecchia diapositiva, tant'è che io l'ho ricopiata in modo tale da ritrovarmela di nuovo in questa posizione. Vedete che l'avvolgimento sul quale abbiamo prima, noi abbiamo fatto tutti questi conti soltanto su un avvolgimento. Noi in realtà avremmo tre forze elettromotrici indotte su ciascuno di questi avvolgimenti. E siccome gli avvolgimenti sono sfasati nello spazio, ergo avrò anche uno sfasamento nel tempo, le forze elettromotrici indotte degli altri avvolgimenti saranno anch'esse sfasate nel tempo rispetto alla prima di 120 gradi. Ricordatevi quell'identità tra tempo e spazio. C'è anche un'altra piccola complicazione. Perché in questa figura ciascun avvolgimento è formato da tre matasse? In realtà è una questione pratica, perché io potrei benissimo fare ciascun avvolgimento con un'unica matassa, così come ho schematizzato nella diapositiva di poco fa, cioè due cerchietti di colore azzurro. Però sulla periferia di macchine, cioè affacciata al traverso, ho soltanto spazio a disposizione. E se dovessi fare un'unica cava, vi ricordate che cos'è la cava? È un solco nel quale andare a collocare la matassa. Se dovessi fare un'unica cava che ospiti un solo avvolgimento, dovrei avere una cava molto grande e questo comprometterebbe un pochino la qualità del traduttore elettromeccanico. Non è una cosa fatta bene. E ora sarebbe più opportuno distribuire l'avvolgimento su più cave, cioè un solo avvolgimento è formato utilizzando più cave. Quindi vedete che l'avvolgimento 1 in questa diapositiva, in questa è ancora schematica, però sono indicate tre pallini blu sopra con la crocetta e tre pallini blu sotto con il puntino. Proprio per far capire, guarda, io l'avvolgimento non lo faccio concentrato, ma lo faccio un po' distribuito. Questa è un po' la terminologia un po' più corretta. E questo mi permette di sfruttare meglio lo spazio della macchina. Quindi alla fine mi viene una macchina più piccola, quindi si fa sempre i conti al portafoglio, in buona sostanza. Quindi faccio una distribuzione dell'avvolgimento. Ma fare questa distribuzione dell'avvolgimento significa anche che ciascuna di quelle matasse è interessata da una forza elettromotrice indotta leggermente sfasata nel tempo rispetto all'altra. Chiaro? C'è, è poco, ma c'è uno sfasamento. Quindi, guardate qui, questa è una figura leggermente un po' più realistica. Qui ci sono le tre matasse che costituiscono un solo avvolgimento. Matassa 1, matassa 2 e matassa 3. Se volessi andare a visualizzare le tre forze elettromotrici indotte, osserverei che queste tre forze elettromotrici indotte, e con due, non sono allineate. Perché gli avvolgimenti non sono allineati? Perché non è un avvolgimento concentrato, ma è distribuito. E quindi, siccome queste tre matasse sono messe comunque in serie, perché devono fare un unico avvolgimento, vuol dire che la forza elettromotrice indotta che io misuro ai morsetti di questo avvolgimento con un voltmetro, non è la somma dei moduli delle tre forze elettromotrici indotte, ma deve essere la somma vettoriale di queste tre forze elettromotrici indotte. Così come è indicato in questa figura, cioè io E con 1 devo sommare E con 2 vettorialmente e poi dopo con la regola del parallelogramma devo sommare anche E con 3. Il risultato finale è che il modulo della forza elettromotrice indotta complessiva è leggermente più basso rispetto al modulo della somma, è leggermente più basso rispetto alla somma dei moduli delle tre forze elettromotrici indotte. Devo ripetere? Forse perché mi sono un po'... Allora, il modulo della forza elettromotrice indotta delle tre forze elettromotrici indotte è leggermente inferiore alla somma dei moduli delle tre forze elettromotrici indotte.
c'è anche un altro fatto. Noi dobbiamo avere un punto di riferimento, noi ogni volta che abbiamo usato dei grafici di alfa uguale 0, ho preso un punto di riferimento da dove misurare alfa. In questo caso qui, da dove lo prendiamo? Lo prendiamo esattamente sull'asse della matassa centrale? O lo prendiamo rispetto all'asse della matassa numero 1? Oppure lo prendiamo dall'asse della matassa numero 3? Se prendessimo la matassa centrale, la risultante della forza elettromotrice indotta coinciderebbe in fase esattamente con quest'asse. Perché, come vedete, la E è parallela alla E2. Quindi non avremo problemi di fase. Ma questo potrebbe essere facile se il numero di matasse utilizzate è dispari, in modo tale che ce ne sta una centrale da prendere come riferimento. Ma se le matasse fossero pari, 2, oppure 4, oppure 6, e quale di questi assi andremo a prendere? E comunque, qualunque di questi assi andremo a scegliere, ci sarebbe sempre uno sfasamento. E allora, a questo punto, se prendiamo come riferimento l'asse della matassa numero 1, dovremmo dire che la forza elettromotrice indotta complessiva non solo non è uguale alla somma dei moduli, è più piccola in termini assoluti, in termini di modulo, ma è anche un po' sfasata rispetto alla E1, perché stiamo prendendo la E1 come riferimento di fase. Quindi, alla fine, se consideriamo la somma vettoriale di tutte le E1i, la somma vettoriale di tutte le E1i, questa sarà rispetto alla singola E1, la fase di questo sarà uguale a un certo angolo che indichiamo con xi per la E1. Un numero complesso di ampiezza uguale a 1 potrebbe, poi vedremo che fra poco non è uguale a 1, di ampiezza uguale a 1 e che mi tiene conto di questo sfasamento. Naturalmente, se invece faccio una cosa del genere, invece se faccio una cosa del genere, la somma J di tutte le E con J, il modulo, questo numero qui non solo è minore di 1, perché deve tener conto di quel fatto che vi ho detto io, cioè la somma vettoriale è inferiore il modulo alla somma dei moduli, ma deve tener conto anche di questo sfasamento, e quindi questo termine xi si chiama fattore di avvolgimento ed è un numero che è leggermente inferiore a 1 ed ha anche una certa fase, perché deve introdurre uno sfasamento della forza elettromotrice indotta complessiva rispetto alla fase che si è scelta come riferimento, che di solito è la prima. Ok? Detto questo, probabilmente noi avremo poco a che fare con il fattore di avvolgimento, perché è una cosa abbastanza tecnica di una macchina elettrica, quindi noi siamo interessati soprattutto alle caratteristiche macroscopiche di una macchina elettrica, alle sue caratteristiche di coppia, al suo rendimento e le sue applicazioni. Sostanzialmente noi non siamo tanto però non potevo evitare di raccontarvi anche questo aspetto importante. Ora, abbiamo visto che la forza elettromotrice indotta, cioè questa, è proporzionale a flusso phi R massimo che si concatena con le matasse. E noi abbiamo disegnato qui il valore dell'induzione prodotta dal rotore. E abbiamo detto che questo vale Bm. L'ampiezza di questa induzione vale Bm.
senza preoccuparci però di quanto possa essere grande questa BM. Quindi, come potrei, per esempio, intensificare, farla diventare più grande questo valore di BM? Per esempio, aumentando la corrente di eccitazione. Ricordate che cos'è la corrente di eccitazione? È la corrente che circola sul rotore. Se aumento la corrente di eccitazione, ovviamente aumento il campo H, la distribuzione del campo H, e parimenti aumenta la distribuzione dell'induzione B. Lo posso fare sempre? Cioè, che cosa succede se aumento sempre di più il valore della corrente? Noi abbiamo sempre a che fare con una macchina che, pur essendo dotata di un traferro, quindi di una parte del circuito magnetico che è lineare, per la rimanente parte, il circuito magnetico è fatto di ferro, sarà fatto di lamierino, tutto quello che volete voi, però comunque è un elemento soggetto alla saturazione. Quindi, oltre un certo limite, la corrente di eccitazione può anche andare, naturalmente a tutti quegli inconvenienti legati alle perdite di fame, quindi alle perdite joule, può anche andare, però arrivare a un certo punto il valore di B non cresce oltre un certo limite, perché il ferro va in saturazione. Quindi alla fine potrete avere una forza elettromagnetica indotta in funzione della corrente di eccitazione che ha questa caratteristica, e in un certo senso rispecchia proprio la caratteristica BH del circuito magnetico della macchina, perché alla corrente I si lega direttamente il campo H. Vi ricordate, la circuitazione del campo H è uguale alla corrente che si concatena con questa linea di circuitazione. E la forza elettromagnetica indotta è proporzionale al flusso e quindi a B, e quindi sull'asse verticale in qualche modo potete guardare, immaginare la proiezione del campo B. Quindi questo diagramma è un po' il legame tra H e B all'interno del circuito magnetico della macchina. C'è anche il traferro, quindi non è soltanto ferro, c'è anche il traferro, ma no, questo non significa che poi arrivare a un certo punto non vada comunque, non ci siano effetti di saturazione. E quindi c'è questo fenomeno. Non è che sia un fenomeno che a noi ci dà tanto fastidio, anzi, per certi versi può essere anche utile, perché vuol dire che indipendentemente dagli effetti, diciamo così, che tendono ad intensificare il campo oppure che tendono a indebolire il campo, la forza elettromotrice indotta è meno sensibile se stiamo oltre il ginocchio della saturazione. Quindi se stiamo oltre il ginocchio della saturazione, modificando il valore della corrente, il valore della tensione indotta cambia di meno rispetto a meno, diciamo. Invece se siamo al di sotto della saturazione, corrispondente variazione del campo H può corrispondere una relativa seria variazione della forza elettromagnetica indotta. Ci sono dubbi su questa questione? Okay. Bene. Ora questa qui è di nuovo un po' la stessa immagine che avete visto precedentemente. Io ve le ripropongo spesso in modo tale che ripetita aiuta, insomma, aiuta a ricordare. Però questa volta, nel primo caso in cui avete visto queste immagini, noi stavamo pensando di produrre un campo con gli avvolgimenti di statore. Tant'è vero che abbiamo detto, guarda, dentro a questi avvolgimenti ci facciamo passare la corrente di comune con 2, con 3, eccetera, eccetera, eccetera. Magari gli indici sono diversi, però non è tanto importante. Ora, ci chiediamo, ma scusa, quando tu facevi passare queste correnti in questi avvolgimenti, non producevi pure un campo rotante? Certo, l'abbiamo visto. Quindi noi il campo rotante abbiamo avuti due, cioè due tipi di campo rotante. Uno è quello prodotto dagli avvolgimenti di statore, se attraversati la corrente, quindi se non sono aperti, e un altro è quello di rotore,
si è attraversato due minuti da un tempo. Vediamo che cosa succede. Vediamo cosa succede, un attimo solo, fatemi saltare la diapositiva giusta. Se consideriamo entrambi, lo statore e il rotore, in grado di produrre un campo. Quindi questa volta abbiamo visto prima il campo di statore, poi il campo di rotore, ma li facciamo tutti e due. Ok? Ora, siccome abbiamo due campi e sembrano essere abbastanza indipendenti l'uno dall'altro, noi teoricamente, poi vediamo se è possibile o no, potremmo sovrapporli in diversi modi. Ad esempio, potremmo fare in modo che il campo di statore sia esattamente allineato con il campo di rotore. Vedete, c'è un sud che si affaccia con un sud e un nord che si affaccia con un nord. È evidente che qui c'è un'azione repulsiva tra il sud di statore e il sud di rotore, il nord di statore e il nord di rotore. Però vi faccio una domanda, visto che abbiamo studiato un po' di dinamica, ci siamo ripassati un po' di dinamica, in una situazione del genere c'è una coppia. Vi ricordate che cos'è una coppia? È un insieme di forze che però non hanno un punto di applicazione e una direzione che ha una certa distanza. Qui tutte le sollecitazioni sono tutte quante sullo stesso asse, quindi coppia, non c'è una coppia, quindi sono tutte sull'asse orizzontale passando per il centro di macchina e non c'è una coppia sostanzialmente. La stessa cosa succederebbe se il rotore fosse girato a parità di campo di statore, fosse girato di 180 gradi, ci sarebbe un'azione non repulsiva, sarebbe un'azione attrattiva tra statore e rotore, ma questa azione attrattiva rimane nella macchina e non genera alcuna. Mi sa tanto che esiste una situazione un po' diversa, può esserci una situazione in cui il rotore che è a 90 gradi rispetto al campo di statore, e questa situazione invece produce ovviamente il massimo della coppia possibile. E allora, questo per sottolineare che esiste una posizione relativa tra statore e rotore che permette alla macchina elettrica di svolgere al massimo, al meglio possibile, le sue funzioni di trasduttore elettromeccanico, cioè trasformare l'energia elettrica in energia meccanica. Perché alla base dell'energia meccanica, della potenza meccanica, non può che non è, cioè deve essere forse una coppia. Ci deve essere una coppia ed una velocità meccanica, perché altrimenti ovviamente basta che una delle due venga a mancare per non esserci alcuna potenza meccanica. Raccontate, cioè è fatta vedere da questa diapositiva, in cui vedete che il rotore è praticamente a 90 gradi rispetto al campo di statore. E naturalmente si eserciteranno delle forze attrattive e repulsive che vanno composte in un certo senso ulteriormente e che possono dare luogo, no, possono, danno luogo ad una coppia. Siccome stiamo parlando di campi rotanti che ruotano, non sono stazionari, questa coppia è automaticamente associata ad una potenza meccanica. Proprio perché i campi, in questo caso, sono fotografie, sono fotogrammi di una situazione che ruota continuamente. Si capisce anche un altro fatto, che per fare in modo di avere una coppia costante, la fase tra questi due campi, cioè il campo di statore e il campo di rotore, deve essere costante. Se per esempio il campo di statore ruotasse ad una velocità, mentre il rotore ruotasse ad una velocità diversa, avremmo ugualmente delle interazioni e delle coppie, ma probabilmente queste interazioni sarebbero una volta positive e una volta negative, una volta positive, quindi il valore medio della coppia e quindi della potenza sarebbe nullo.
e noi siamo sempre interessati a sapere quello che succede a regime, e quindi non ci interessa per il momento sapere invece quello che succede al transitorio. Ora noi abbiamo visto, cominciando a studiare una delle macchine elettriche, non necessariamente la più semplice, forse per certi versi, abbiamo cominciato a studiare la forza elettroconduce indotta negli avvolgimenti di statura prodotta dal campo di rotura. Perché abbiamo fatto questo passaggio? Sembra ancora essere un passaggio, diciamo così, sospeso nel vuoto, cioè non sappiamo dove vogliamo arrivare. In effetti, quando si parla, quando si comunica, cioè, di solito sarebbe buona norma dire: guarda, io voglio arrivare qui, arrivare a determinate conclusioni e poi ti spiego come ci arrivo. Invece io ho proceduto in questo discorso senza farvi capire esattamente, purtroppo, senza farvi capire, cerco di mettere una pezza a questa cosa qui, mettere una correzione, di correggere questa cosa, di farvi capire dov'è che uno vuole andare a parlare. Perché a che serve la forza elettromotrice indotta? È una quantità importantissima all'interno delle macchine elettriche, perché è una grandezza elettrica che in qualche modo è rappresentativa della capacità di una macchina elettrica di trasformare energia elettrica in meccanica e viceversa. Quando migliore, quando è la sua capacità di produrre una forza elettromotrice indotta, tanto più questa macchina elettrica svolge bene il suo compito. E perché succede questo? Tenete presente che un convertitore elettromeccanico, qualsiasi, un circuito magnetico, un relè, qualunque cosa sia, di solito entra o esce potenza elettrica e ovviamente entra o esce potenza meccanica. Cioè, è banale questa cosa qui, però naturalmente è inutile che ve lo dico che ciò che entra è sempre maggiore rispetto, tutti e due si misurano in watt, per intenderci, no? I watt che entrano di solito sono sempre di più dei watt che escono, di solito, sempre così, perché purtroppo ci sono delle perdite. Uno degli obiettivi del progettista è quello di ridurre al minimo le perdite. Le perdite possono essere nel sistema elettrico, perdite giallo, possono essere nel sistema magnetico, perdite nel ferro, possono essere nel sistema meccanico, gli attriti, le cuscinette, per ventilazione, eccetera, eccetera, però ci sono delle perdite. Ora, in realtà, c'è anche un'altra cosa che potrebbe rendere diverse, supponiamo che ora le perdite non ci siano, facciamo finta di avere un sistema ideale, poi ci sta anche un altro fatto che nei convertitori elettromagnetici può rendere diverso ciò che entra da ciò che esce. E il fatto è che si tratta di sistemi che hanno la capacità di accumulare al loro interno una certa quantità di energia. Prendete un induttore, cioè un'induttanza percorsa da corrente, ovviamente all'interno di questa induttanza ci sarà una certa energia, che è uguale a un mezzo L per I al quadrato. Quindi all'interno di questa induttanza è presente, diciamo, una specie di piccolo serbatoio di energia. Se questo serbatoio rimane sempre a livello costante, allora sì che posso dire che ciò che entra è uguale a ciò che esce, ma questo in linea di principio potrebbe non essere in termini assoluti è sempre vero. Ora, poco fa io che cosa vi ho detto? Noi siamo interessati a studiare le macchine elettriche a regime, non ci interessano i transitori, cioè non ci serve sapere quello che succede nel momento in cui l'accendiamo una macchina, se non in modo macroscopico, ci serve sapere quale sarà la sua coppia ad una determinata velocità, per esempio. Oppure ci serve sapere in quanto tempo questa macchina si avvia, qual è la sua coppia all'avviamento, cioè queste sono le cose alle quali si è intesa. Quindi, in un certo senso, l'entità di questo serbatoio di energia noi la potremmo anche in qualche modo non considerare. E a questo punto che cosa ci rimane da dire? Prendo un attimo la diapositiva giusta. Prendiamo questo. Ci rimane a dire che il bilancio delle potenze, escluse tutte le perdite che abbiamo elencato prima, rame, ferro e attriti,
come essere scritto in questo modo qui, cioè abbiamo una potenza elettrica ed è uguale a una potenza meccanica più la variazione di energia magnetica all'interno del sistema. Se anche questa è nulla, allora a questo punto ci rimane la potenza elettrica con la potenza meccanica. Ma la potenza elettrica a che cosa uguale? Se prendiamo un induttore, e qui applichiamo una certa tensione V, la tensione V sarà equilibrata da una forza elettromotrice indotta, cioè dalla caduta ai capi dell'induttanza, che è uguale a L dentro su dt. Quindi la tensione, la forza elettromotrice indotta sarà uguale a L dt su dt. E quindi sarà uguale alla tensione V. Quindi alla fine questo L di su dt che cosa sarà? Sarà uguale a quindi uguale a del phi su dt, semplicemente. Vi ricordate, L per I non è altro che il flusso prodotto dall'induttore. Vi ricordate dall'elettrotecnica questa identità. Se moltiplichiamo per la corrente I, abbiamo che E per I, che cos'è questo? Questa è la potenza che entra, la potenza elettrica che entra. E naturalmente questa qui. E la forza elettromotrice indotta per la corrente. Quindi è necessario capire quanto può valere la forza elettromotrice indotta nei nostri avvolgimenti. Proprio per questo fatto qui, perché più alta la forza elettrica indotta e più quella macchina sarà in grado di produrre potenza, di accettare o fornire potenza a parità di corrente fornita. Prendiamo questo caso qui per esempio. Questa qui è scritta in termini di energia, non in termini di potenza, ovviamente basta moltiplicare per l'intervallo di tempo e la potenza diventa energia, quindi V per I dt non è altro che l'energia elementare che entra in un sistema. Questo termine sarà uguale a I dφ e naturalmente se la variazione dell'energia magnetica all'interno di questo sistema è nulla, non può che essere uguale alla coppia che detetta, cioè all'energia meccanica, cioè la corrente I, la forza elettrica indotta è uguale alla potenza meccanica. Cioè non c'è altra possibilità, cioè questa è una considerazione di tipo energetico e che ci fa capire come la potenza elettrica indotta per la corrente in un sistema di energia, quindi dove la variazione di energia magnetica all'interno rimane costante, sia uguale alla potenza meccanica. D'accordo? Ora, ci sono tutti nel caso in cui siamo energia. Come? Ci sono nel caso in cui siamo energia. Certo, assolutamente, l'ho detto 3-4 volte proprio per eliminare qualunque dubbio, qualunque incertezza su questa cosa. È un po' come io certe volte vi faccio vedere queste immagini, no? Allora, di cosa entra? Entra energia elettrica, V per I dt, che è uguale a I dφ, se la volete vedere in termini di potenza è una V per I uguale a I dφ su dt, cioè I è forza che produce indotta. Se il livello del secchio dell'acqua del secchio rimane sempre lo stesso, non può che essere una F di X. F è una forza per uno spostamento, ma potrebbe essere una coppia per un angolo θ. Quindi non si scappa da questa cosa. Poi eliminiamo un attimo questa serie di diapositive, ritorniamo qui. Cominciamo ad osservare
dei diagrammi vettoriali. Noi abbiamo in realtà già parlato di vettori, abbiamo parlato dell'asse dell'avvolgimento. E se mi ricordo bene, questa mattina ho cominciato a dire: guarda che l'asse della corrente noi lo assumiamo coincidente con l'asse dell'avvolgimento, anche se il campo di corrente, come voi mi potete dire, è quello che circola dentro l'asse, no, però noi facciamo questa stabiliamo questa convenzione tra di noi nel dire che l'asse della corrente in un determinato avvolgimento coincide con l'asse dell'avvolgimento stesso. Che cosa produce la corrente? Produce un campo H, N per I uguale H per L, d'accordo? Una macchina elettrica è molto complicato andare a fare la circolazione del campo H, sarà anche complicato andare a stabilire di volta in volta magari il numero di spire concatenate, visto che i avvolgimenti sono 3, eccetera, eccetera, però alla fine il campo di corrente, la corrente, il fasore di corrente, produce, può, diciamo così, ha una, come conseguenza la produzione di un campo H. Anche quello lo possiamo vedere come un fasore all'interno dello spazio elettrico della macchina. H e B, pure tra di loro, sono legati da mu, dipendenti dalla permeabilità magnetica, soprattutto in presenza di traferro. Se siamo lontani dalla saturazione, possiamo dire che quella mu coincide con un zero. Quindi al campo H si associa un'induzione B. Induzione B che si concatenerà con determinati avvolgimenti, ma se gli avvolgimenti sono sfasati in quel modo lì, esiste anche un flusso concatenato Φ, che è un fasore, anche quello è un fasore, e che è in linea con il campo B, e quindi è in linea anche con il campo H. Quindi sono tutti fasori che stanno uno sopra l'altro, hanno tutti quanti la stessa fase. La forza elettronica indotta. La forza elettronica indotta è una cosa che noi possiamo misurare. Lei prima, a un certo punto, ha accennato alla possibilità di vedere la forza elettronica indotta come un fasore, perché la forza elettronica indotta la misuriamo su un avvolgimento, sull'altro avvolgimento sarà sfasata di 120 gradi, sull'altro, sul terzo avvolgimento di altri 120 gradi, quindi si possono comporre così come avevamo composto le correnti, e quindi anche la forza elettronica indotta è un fasore, ma è allineato con il flusso Φ, così come il flusso Φ è allineato con B e con H? La risposta ovviamente è no. Perché no? Perché tra forza elettromotrice indotta e flusso Φ esiste questa relazione qui. C'è una derivata di mezzo. E voi sapete che fare la derivata di un oggetto nel tempo di sinusoidale significa farlo ritardare nel tempo. Scusate, farlo anticipare. Quindi prendiamo per esempio un seno, una forma d'onda di un seno, questo. Voi sapete che la derivata del seno è un coseno, primino. E che cosa succede? Se voi vi mettete qui, questo qui è il tempo, vi mettete a passeggiare lungo il tempo, perché il tempo ovviamente scorre sempre sotto i nostri piedi, chi arriva primo? Il massimo del coseno o il massimo del seno? Arriva prima il massimo del coseno, quindi vuol dire che avete anticipato il seno, l'avete fatto diventare un coseno, significa anticipare la formula. Ma qui c'è un segno meno, quindi questo qui è diventato non un coseno, ma un meno coseno. E quindi se questo qui è il flusso, sì, meno coseno, sarà questo. Ma qui abbiamo scambiato i ruoli, cioè il valore massimo della forza elettromotrice indotta è in ritardo rispetto al valore massimo del flusso Φ. Quindi se io in una macchina elettrica, dove, vi ripeto per l'ennesima volta, c'è una corrispondenza tra lo spazio, il tempo, lo spazio meccanico, eccetera, se disegno
un flusso phi, un fasore di flusso phi, e voglio sapere la forza elettronice indotta prodotta in, nel sistema di sistema trifase di avvolgimenti, la devo disegnare sfasata in ritardo. Se ovviamente devo fissare convenzionalmente il mio verso positivo di percorrenza, che di solito è quello anche a lui, quindi la forza elettronica indotta è sfasata in ritardo. Quindi arriva, se mi metto qui, aspetto, arriva prima il flusso e poi è. Mi metto come osservatore questo spazio elettrico, chi arriva prima? Io arrivo il flusso e poi la forza elettronica indotta. Quindi disegnarla così, con questa convenzione, vuol dire che la forza elettronica indotta è esitando rispetto al flusso. È evidente che se uso la convenzione opposta, cioè osservo questo disegno non guardando la lavagna da questa posizione, ma mi spostassi dietro la lavagna fosse trasparente, osserverei la stessa identica cosa, perché ho cambiato il verso convenzionale di rotazione, lo vedrei orario anziché antiorario, e quindi comunque rimarrebbe in ritardo rispetto al flusso phi. D'accordo? Ora, a questo punto, che cosa possiamo vedere? Beh, cominciamo ad osservare qualche diagramma vettoriale. In questo diagramma vettoriale non solo ci sta la forza elettromotrice indotta prodotta dal campo di rotore, ma come vi ho detto prima, ne abbiamo due, sia il campo di rotore che il campo di statore, abbiamo anche la forza elettromotrice indotta prodotta da eventuali correnti di statore. Quindi ci sono tutte e due. La corrente di statore noi non abbiamo detto se è in fase o in anticipo rispetto alla rispettiva forza elettronica indotta, lo vedremo dopo. È una corrente assolutamente generica. E allora a questo punto, prima di dare un'occhiata a questa figura, consideriamo i flussi. Cerchiamo anche, io guardo queste immagini per usare gli stessi simboli sostanzialmente, in modo tale da evitare di fare confusione. Quindi immaginiamo di avere il flusso di rotore, che chiamiamo φ con 0, dove dovrò disegnare la corrispondente E con 0, prodotta né di avvolgimenti di statore, ma provocata, generata dal flusso di rotore, allora disegnare qui. Quindi faccio E con 0. Punto. Ora, quindi vedete, φ con 0 nella prima diapositiva c'è stato un φ con 0 e c'è anche una E con 0. Ora, immagino gli avvolgimenti di statore percorso da una corrente generica. Faccio un disegno che in questa diapositiva non c'è. Quindi su φ con 0 qui c'era il valore di B con 0, c'era anche il valore di H con 0, eccetera, eccetera, quindi c'era anche il valore della corrente I di rotore. Erano tutti quanti allineati e poi alla fine si conseguono. Poi mi immagino un'altra corrente di statore. Disegnatemelo voi, dove la voglio disegnare? Primo, secondo, terzo e quarto quadrante? Scegliete un numero. Secondo quadrante. Secondo quadrante è questo. 45 gradi, 30 gradi? 30 gradi. Così va bene? Perfetto. Questa qui è una corrente I. Quando si sta scritto sì, si sta scritto semplicemente I. Che produrrà corrente di statore, statore, che produrrà, così come lo faceva anche la corrente di rotore, produrrà una H di statore, un campo B di statore, sì, con 0 di statore, eccetera, eccetera. E quindi l'unica cosa che faccio è disegnare l'ultimo, che è la I per indicare il flusso φ prodotto dallo statore, e quindi dovrò disegnare una E per indicare la E con I di statore. Basta. Cioè, non ho fatto
che cosa sto facendo? Sto approfittando del principio di sovrapposizione degli effetti, cioè per me statore e rotore agiscono in modo indipendente grazie al fatto che mi sto immaginando la macchina essere lontana dalla saturazione, cioè essere un oggetto ancora lineare. Quindi vedete, quindi qui ho un angolo di 90 gradi e anche qui ho un angolo di 90 gradi. Ora, per fare una cosa del genere, cioè per ottenere una corrente I che è completamente indipendente da ciò che è la macchinetta, dovrei utilizzare un generatore di corrente. Perché? Questa è la macchina elettrica. Questo è lo statore, dentro c'è il rotore, questa è la linea trifase di statore, sono il sistema trifase di statore, e qui in qualche modo dovrei applicare un generatore di corrente trifase, si intende, generatore di corrente per iniettare questa corrente qui, questa corrente qui. Che applicazioni potrebbe avere questa? Beh, certo, potrebbe funzionare per qualche in certo modo, soprattutto se riuscissi a controllare la fase di quella corrente, perché se riuscissi a controllare in un determinato modo la fase di quella corrente, forse questa macchina potrebbe funzionare bene o da motore o da generatore. Vi ricordate poco fa quando vi ho fatto vedere che il rotore deve stare a 90 gradi, può, se sta a 90 gradi rispetto al campo di statore, genera tanta coppia a parità di corrente, cioè la stessa coppia la potrei generare ottenendo un 45 gradi ma aumentando molto la corrente, però riducendo al minimo i termini la corrente posso ottenere il massimo della coppia. Beh, allora a questo punto, se invece di mettere, come ha detto lui, a 30 gradi la corrente nel secondo quadrante, la mettessi esattamente a 90 gradi rispetto a questo sistema qui, potrei ottenere una cosa del genere. Se questa qui è la corrente I con R e questa è la forza del pubblico tutto e con 0, allora, una cosa positiva sicuramente sarebbe mettere la I qui e avere la E con I. Ecco, questa è una situazione che corrisponde a quella diapositiva che abbiamo visto poco fa, cioè a questa. In cui il rotore è a 90 gradi col campo di rotore e a 90 gradi col campo di statore. Beh, potrei ottenere anche un buon, non so se la coppia che ho ottenuto è positiva o negativa, certo se è positiva in base alle convenzioni che ho stabilito potrebbe essere una coppia una potenza uscente, potrebbe funzionare da motore, potrebbe anche essere una coppia negativa, quindi funzionare da generatore, però come io già vi ho detto tutte le macchine più o meno sono reversibili, quindi l'importante è che ci sia una coppia, poi vediamo. Quindi questo che ho disegnato alla lavagna, che non è ancora contemplato nella diapositiva di prima, non è ancora contemplato nella diapositiva, è comunque una cosa importante di cui tener conto, di cui tener presente, ma richiede due sistemi di alimentazione indipendenti, uno per lo statore e un altro per il rotore. Se invece, indipendenti nel senso che sono regolabili a piacere vostro, se invece la corrente che circola nello statore, questa qui è la macchina, questo è lo statore, dentro c'è il rotore, la macchina di fase, è collegata ad una rete, a una rete elettrica, e allora c'è un problema, cioè voi non avete il controllo diretto della corrente I. E perché la rete elettrica ha una forza, una tensione I, e la corrente che circola in questa macchina qui è una conseguenza di un principio di Kirchhoff, cioè del dovere andare a calcolare questa corrente, dipende dal valore della tensione B
e dipende dalla forza elettromotrice indotta E. Quindi sono situazioni un po' diverse. Oppure potrebbe anche essere un'altra situazione. Cancello un attimo questo diagramma. Potrebbe anche succedere una cosa del genere. Questo è lo statore, questo è il rotore, questa è la linea di fase. Potreste anche avere un'impedenza Z. Impedenza Z. E in questo caso qui la corrente I che circola in queste fasi di statore, anche in questo caso non ne avete il controllo totale, perché dipende dalla tensione, forza del conoscitore negli avvolgimenti di statore, e dipende dall'impedenza che avete collegato. Allora, si aprono tre situazioni diverse. Quindi siamo di fronte a tre situazioni apparentemente diverse. Dico solo apparentemente, perché noi in realtà siamo a caccia della corrente I. La corrente I va calcolata. Questa è la situazione P. E quella che sembra essere quella che ho disegnato prima, questo è lo statore, questo è il rotore, qui c'è un generatore di corrente. Sembra essere quella più facile da trattare, perché la corrente I viene impressa, quindi c'è qualcuno dall'esterno che dice la corrente I deve essere questa, punto. Gli altri due pezzi, un attimo di pazienza, casi sembrano essere un po' più complicati, perché la corrente di volta in volta va, non è che sono io, sono un filo, no, va di volta in volta calcolata e utilizzata per capire quali sono le conseguenze all'interno della macchina. Perciò dico io, sono soltanto apparentemente diverse queste situazioni qui. Questa è rete a potenza prevalente. Nel senso che in questo caso qui abbiamo una tensione impressa, che potrebbe essere la tensione di rete. Quindi la tensione V è, se è una macchina a bassa tensione, è 400 volt concatenata. Quindi questa qui potrebbe essere la tensione, un sistema a tensione impressa. E quindi la corrente va opportunamente calcolata e utilizzata per fare quelle operazioni. Questo invece è un sistema a corrente impressa, ed è un sistema, diciamo così, locale, mentre questo qui, la rete industriale di connessione alla quale ci colleghiamo normalmente, questo qua è un sistema locale a corrente impressa. Ad esempio, questo generatore di corrente potrebbe essere un convertitore. Va da sé che questa corrente impressa non può essere una corrente qualsiasi, cioè deve essere una corrente fissata in modulo e fase. E però quando diciamo fase ci dobbiamo stare attenti, perché vuol dire che è la fase rispetto al nostro sistema di riferimento. Il nostro sistema di riferimento va preso rispetto al rotore. Quindi questo vuol dire, lo dico ora, poi lo approfondiremo in futuro, che questo rotore in qualche modo ci deve essere un dispositivo che ne fotografa istante per istante la posizione e utilizza questa fotografia, cioè questo dato, cioè la posizione del rotore, per controllare in qualche modo il generatore di corrente e controllare la corrente in modulo e in fase, quindi in funzione della posizione dell'angolo teta che il rotore ha in quel determinato istante. Però questa situazione, che sembra più complicata, poi all'apparenza può dare l'impressione di essere un po' più semplice, che non sembra avere un controllo maggiore sulla corrente, non una corrente che una grandezza della variabile. Questo caso qui invece è il caso di un carico passivo. Carico passivo che naturalmente sollecitato con la tensione del generatore, cioè con la forza elettromotrice indotta, naturalmente è soggetto a una circolazione di corrente, perché per
delle leggi dell'elettromeccanica, qui ci sarà una certa tensione B che cadrà su questa impedenza qui e quindi una corrente che interesserà questo tripolo. Naturalmente stiamo pensando sempre a sistemi di fase. Allora, per il momento quindi consideriamo la possibilità di avere un controllo totale della corrente, no? Quindi vediamo che cosa succede, siccome poi questi tre casi sono all'apparenza diversi tra di loro, poi in sostanza noi siamo alla ricerca di un modello della macchina da utilizzare in tutti e tre i casi. Quindi supponiamo per esempio di essere in questa situazione qui, di avere la possibilità di controllare la corrente sia in modulo che in fase rispetto alle ore. Allora, questa è la situazione che almeno abbiamo in questa diapositiva. Quindi abbiamo preso come riferimento di fase la forza elettromotrice è con zero, e abbiamo visto che la forza elettromotrice è con zero è generata dal flusso phi con zero. Guardo per usare gli stessi simboli. Dopodiché abbiamo, prendo in considerazione l'ipotesi di avere una corrente I negli avvolgimenti di statore che sia in fase con la E con zero. E la corrente I in fase con la E con zero produce a sua volta un campo che sarà questo qui, che chiamiamo phi con I, e che quindi genererà una forza elettronica indotta. Rispetto ai diagrammi che ho disegnato poco fa, la dimensione dei vettori l'ho leggermente modificata. I diagrammi che ho disegnato prima, la forza elettronica indotta con I è molto più grande. Ma perché mi sono rimasto nel generico? Cioè non ho immaginato se la corrente di statore fosse in grado in qualche modo, a parità di forza magnetomotrice per esempio, fosse in grado di produrre più o meno flusso di quanto non lo sia il rotore. Per esempio, darsi che uno dei due abbia la capacità di produrre più flusso rispetto ad un altro. Rimaniamo ancora nel generico, quindi noi siamo liberi di disegnare l'I con I con una dimensione relativa rispetto all'I con 0 anche diversa. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che alla fine la forza elettromagnetica indotta complessiva, ricordatevi che sempre ciò che succede nello spazio elettrico della macchina poi lo ritroviamo nello spazio del tempo, e quindi se noi componiamo dei vettori forza elettromotrici alla fine ritroviamo una forza elettromotrice indotta da qualche altra parte, che è la somma delle forze elettromotrici indotte prodotte dai due campi sullo statore. Quindi alla fine avremo una forza elettromotrice indotta E, che è quella complessiva E, che è la stessa forza elettromotrice indotta che avrei se facessi la somma del flusso phi con zero e del flusso phi con I, per ottenere il flusso phi complessivo all'interno della macchina. E infatti io qui ho sempre un 90 gradi. Così come succede in quella figura lì, ho un flusso phi e una forza elettronica indotta. Detto questo, il fatto di avere un flusso phi con I, la I sta per indotto, che è un sinonimo di statore in questo caso qui, cioè è l'elemento della macchina che si fa indurre dall'avvolgimento di eccitazione. E quindi nel caso particolare nostro è lo statore. Potrebbero anche essere tutto al contrario, però l'indotto è ciò che viene indotto dal campo di eccitazione. Quindi in una sola è lo statore. Quindi il flusso prodotto dalla corrente che circola nello statore, la corrente I, produce su se stesso una forza elettronica indotta e con I. Giusto? Ma questo a voi che cosa vi ricorda? A me ricorda un po' quello che succede in un induttore. In un induttore che cosa abbiamo? Abbiamo una corrente ID, supponiamo di disegnarla in questo modo qui, è sempre un fatto di convenzioni, fissiamo delle convenzioni per il verso positivo delle correnti, eccetera, eccetera. Una corrente I
che è la corrente I che circola nello statore, e una caduta di tensione E, che in questo caso, proprio per usare gli stessi termini, la chiamo E con I. Anche in questo caso abbiamo uno sfasamento di 90 gradi tra la corrente e la forza elettromotrice E con I. Quindi, che cosa succede? Succede che la E con I è, può essere considerata come la caduta di tensione capo di un induttore attraversato dalla corrente I. Perché abbiamo proprio la stessa situazione, cioè uno sfasamento di 90 gradi tra la corrente e tensione. Allora, la E con 0 a che cosa sarà uguale? Sarà uguale alla forza elettromotrice totale più ma questo non dipende dalle convenzioni, facciamo meno, diciamo così perché l'abbiamo disegnata qui sotto, meno la E con I. Questa qui è questa, è la E, questa qui è la E con I. E questo mi lo possiamo disegnare in questo modo qui, nel quale abbiamo disegnato questo. Quindi qui abbiamo una E con 0, scusate, questa è la E con 0 e questa qui è la E. Quindi alla fine che cosa viene fuori? Viene fuori che la devo modificare le convenzioni per stare in regola con il diagramma vettoriale. Ho usato determinate convenzioni qui, devo cercare di usare le stesse convenzioni di altri incidono con i segni. Quindi, che cosa abbiamo? Abbiamo su questo, se applichiamo il secondo principio, il secondo principio di Kirchhoff a questo circuito elettrico, dobbiamo sommare, abbiamo che E con 0 più E con I è uguale a forza elettromotrice, che è proprio quello che succede qui in questo diagramma vettoriale. Allora abbiamo individuato un circuito che funziona nello stesso modo in cui, non vi trovate? Ho messo qualche errore? No, può essere, perché come spesso vi dico, se non mi seguite può darsi che sto facendo qualche errore. Quindi E con 0 più E con I uguale ho perso il filo. Allora, abbiamo trovato quindi un circuito formato da elementi concentrati, cioè con 16 dipoli, cioè un generatore di tensione, un'induttanza e due mossetti, che sembra comportarsi in modo molto simile alla nostra macchina elettrica, al nostro motore, alla nostra macchina sincrona. Se modificassimo la fase della corrente I, naturalmente la forza elettromotrice indotta E con I si sfaserebbe in anticipo e in ritardo, ma sempre mantenendosi a 90 gradi rispetto alla corrente I, come avevamo disegnato prima nel primo diagramma vettoriale. E quindi la relazione di fase che c'è tra E con I e la corrente I è garantita dal fatto di avere questo induttore. Questo induttore si chiama reattanza di indotto. Viene messo in termini di reattanza, la volete chiamare L con I, poi la dovete moltiplicare per omega per ottenere la reattanza X con I. Gli avvolgimenti, ora ve lo dico subito, gli avvolgimenti di statore sono comunque degli avvolgimenti, quindi ci saranno delle linee di flusso nello statore che non saranno soltanto quelle che producono autoconduzione. E questa si chiama reazione di indotto, ci saranno delle linee di flusso che si concatenano soltanto con gli avvolgimenti, ma che sono comunque di dispersione, cioè che non attraversano anche il trasferto. Per cui, oltre alla reattanza di
di indotto c'è anche una reattanza di dispersione. La reattanza di dispersione la ritroviamo in tutte le macchine, da quelle statiche a quelle non statiche. Il trasformatore ha delle reattanze di dispersione. Le altre macchine elettriche, praticamente tutte, tranne quella a corrente continua, ovviamente non ha reattanza di dispersione perché la macchina è a corrente continua, ma se la fate funzionare in corrente alternata, anche lì potreste individuare dei flussi di dispersione e quindi anche delle reattanze di dispersione. Per cui normalmente in serie questa X con Y si considera anche la reattanza di dispersione per gli avvolgimenti di S2, per cui il circuito, cancello un po' di roba che non ci serve per il momento, il circuito equivalente ora diventa questo. Quindi avremo un generatore, sempre il nostro generatore che produce, la forza che produce indotta è con zero, avremo la corrente con I, la X con I, un altro che è la X con D, e visto che ci troviamo a questo punto inseriamo anche la resistenza degli avvolgimenti di statore, cioè la resistenza su fatti di rame, e quindi ovviamente avranno una resistenza. Una resistenza pace. Infine, quindi avremo una tensione di questa qui è la tensione. La forza elettronica indotta che tiene conto della reazione di indotto, e con I, questa è con I, prende il nome di reazione di indotto, e tutta questa induttanza qui a volte viene messa sotto, siccome sono due induttanze in serie, a questo punto la facciamo diventare un'induttanza unica, e il circuito equivalente non è che si semplifica, però da questo. Questa qui la caduta sulla reattanza, questa la chiamiamo E con S, X con S, E con 0, la corrente I, la resistenza è. Allora, ricapitoliamo, la X con I e la X con D a volte vengono collassate in un'unica induttanza che prende il nome di reattanza sincrona, X con S reattanza sincrona, viene presa ovviamente in considerazione la presenza della resistenza che rimane lì, e la tensione V che noi andremo a misurare è la tensione ai mossetti fisici della macchina. Questo è il circuito, io direi più questo ovviamente, perché ovviamente è più esplicativo, è il circuito equivalente di una macchina sincrona regime. Quindi vuol dire che io posso utilizzare questo circuito come schema, come modello, per riuscire a fare dei calcoli semplici su una macchina sincrona. Indipendentemente, ora noi abbiamo utilizzato per fare queste considerazioni, quindi direi calcolo, per fare queste considerazioni abbiamo utilizzato una macchina dove abbiamo la possibilità di iniettare dentro la corrente che ci piace di più. Ma questo circuito equivalente è tutto generale, quindi questo circuito equivalente vale sia per una macchina collegata ad una rete a potenza prevalente, sia per una macchina collegata a un carico passivo, sia per una macchina alimentata con un generatore di corrente. In tutte le situazioni questo circuito equivalente rimane valido. Quindi questa è la situazione. Ora vorrei che voi a questo punto concentrasse la vostra attenzione su un fatto importante. La corrente I e la tensione V non sono sfasate tra di loro di 90 gradi. C'è un angolo tra di loro che può essere, potrebbero essere sfasate di 90 gradi, però c'è un angolo tra di loro che può essere diverso. E quindi supponiamo che questo angolo sia indicato con phi,
l'angolo tra la corrente e la tensione di alimentazione V, e allora si può definire una potenza P elettrica di ingresso e di uscita, dipende dalla convenzione che stiamo usando, che è uguale a 3V per I e il cosino di Φ. È ovvio che se il cosino di Φ è uguale a 0, perché se sfasato di Van der Waals, questa potenza è nulla. Ma se andiamo a considerare la stessa corrente I su E con 0, abbiamo un'altra potenza elettrica, I con E primo, che è uguale a 3 E I coseno, chiamiamolo questa volta psi, perché l'angolo sarà diverso, la stessa corrente avrà una fase con V, ma una fase diversa con E, diverso. Ma che pure è una potenza, cioè questa si esprime in watt e anche questa si esprime in watt. E che potenza è questa? Questa è la potenza meccanica. Non può che essere quella. Perché da quella macchina elettrica l'uniche cose, le uniche perdite di cui stiamo prendendo, che stiamo prendendo in considerazione sono le perdite Joule ai capi di questa resistenza, che sicuramente sono comprese in questa potenza elettrica, perché questa è la potenza elettrica lungo questa sezione qui. Potenza elettrica qui, lungo questa sezione qui. Ma sicuramente non sono presenti lungo quest'altra sezione qui. Quindi P è primo, e che quindi se non ci stanno perdite, non ci stanno attriti, non c'è niente, perché noi li abbiamo presi in considerazione, questa potenza elettrica coincide con la potenza meccanica. Beh, ora, dato questo circuito qui, questo circuito di 2N, noi possiamo ovviamente disegnarlo sia sotto forma circuitale sia sotto forma vettoriale, prendendo i vari vettori e mettendoli in diagramma fasoriale. Questo qui, per esempio in questa diapositiva, sono rappresentati gli stessi fasori che noi abbiamo in questo circuito equivalente, sono rappresentati. Che cosa vedete? Vedete la tensione P, vedete la tensione con 0 e vedete l'impedenza Z con S, che è la somma delle cadute di tensione e con S su S. Quindi questa qui è Jx con S per la corrente I, e questa qui è R per le cadute di tensione. Viene indicato con R con 0, però X con S lì. L'intera impedenza, diamo il nome Z, ovviamente avremo una caduta di tensione sull'intera impedenza X con S, S, quindi avremo, se l'impedenza Z è uguale a R di J X con S, avremo la caduta di tensione complessiva, non so come indicarla, Z con S. Tutti questi vettori ovviamente si devono chiudere, perché per il teorema di Pico, ovviamente qui la loro somma deve essere uguale a 0. E quindi questi triangoli ovviamente si chiudono su se stessi. Notate gli angoli, io mi sono sforzato di ricordare i simboli. Allora, i simboli è l'angolo Φ, lo sfasamento tra la corrente e la tensione di è il nostro angolo, cioè quello che, in cui il coseno va sotto il nome di fattore di potenza. L'angolo psi è quello tra E con 0 e la corrente. Sono stati indicati lì, ma che mi serve questo? Che qualcuno lì li abbia indicati, perché qualcuno si è preoccupato di indicarli, proprio perché assumono una importanza per rispetto alle potenze che ho sottolineato con queste due espressioni qui, e soprattutto quest'ultima con il legame
che ha con la potenza meccanica. Questo diagramma fasoriale può essere composto anche un po' diversamente. Cioè quel triangolino formato da z con s per i, r con 0 per i, notate che r con 0 per i è parallelo alla corrente, mentre invece j x con s per i è perpendicolare alla corrente. Avete notato questa cosa qui? Questa è una cosa che ve la dovete memorizzare e ve la dovete ricordare sempre. Quando disegnate un diagramma vettoriale, jx con s per i deve essere 90 gradi con la corrente. Sempre. Quel j, cioè quell'operatore complesso, sta proprio per questo motivo. Per dire, guarda, tu prendi la corrente i, vuoi la caduta di tensione sulla x con s? Bene, moltiplica la corrente per x con s. Però la caduta di tensione deve essere a 90 gradi in anticipo rispetto alla corrente. E quindi ci va J davanti. Scusatemi se ve la metto in questi termini così terra terra. Quindi se ci scrivete J lì, siccome x con s è una costante, questo non può che essere, questo vettore non può che essere a 90 gradi con la corrente. Quindi non esiste un diagramma vettoriale dove quel vettore non lo sia a 90 gradi con la corrente. Non ha senso neanche disegnarlo. Mentre R con 0 per I, vedete lì è disegnato un po' più piccolo. È disegnato più piccolo perché normalmente, ovviamente, cioè, normalmente si cerca di fare gli arrangiamenti di statore con una resistività bassa, ovviamente per evitare perdite di joule particolarmente intense. Questo a noi di questo corso ci fa un po' comodo perché ci dà l'opportunità di dire, bah, trascuriamo la caduta di tensione sulla resistenza R. Non è una cosa lecita, perché facciamo un errore grosso, 20, 30, 20%, 10%, dipende dalla macchina, eccetera. Un errore importante, e che quindi nella, diciamo, nella pratica tecnica questa semplificazione non si fa. Ma noi per fare i nostri esercizi, per esercitarci, per fare i nostri diagrammi, di solito scriviamo sempre, prima di qualunque tipo di esercizio, trascuriamo la caduta di tensione sulla resistenza degli avvolgimenti statici. Per cui questo argomento R con 0 per I, per magia scompare. Questo porta a ridisegnare quel diagramma vettoriale in un modo un po' più compatto e semplice, perché se questa è la E con 0 e questa qui è la corrente I, allora J con S per I è l'unica componente. J con S per I, notate che l'ho disegnata a 90 gradi rispetto alla corrente, è l'unica componente per ricostruire la tensione V in questo modo. Quindi V è J. Il verso di questi vettori, soprattutto quello di jx con s per i, è un fatto di convenzione. Cioè, come vogliamo fissare la convenzione, una corrente uscente, convenzione dell'utilizzatore, convenzione del generatore? In questo caso stiamo utilizzando la convenzione dell'utilizzatore. Giusto? Qui, questo circuito qui, questo circuito equivalente qui, perché abbiamo una corrente che entra lì dove la tensione è definita positiva. Quindi stiamo utilizzando la convenzione dell'utilizzatore. E utilizzando questa convenzione abbiamo una situazione di questo tipo. Quel diagramma vettoriale si semplifica a questo. Non scompaiono naturalmente né phi e né psi, che è fondamentale questa cosa. Scompare soltanto R con S. Che altro devo aggiungere su questo? Ma se poi mi ricordo lo dico. Ah sì, devo aggiungere un'altra cosa importante. Ogni volta che qualcuno disegna un diagramma vettoriale, è buona norma partire da un valore di riferimento, cioè partire da una fase di riferimento.
Per cui la frase che a volte consiglierei di utilizzare, però ognuno fa come crede più opportuno, è questo: prendiamo come riferimento di fase il vettore corsa sole x o y o z o k, quello che preferite. In questo caso qui, chi ha disegnato questo diagramma vettoriale ha preso come riferimento di fase la corrente i e l'ha disegnata orizzontale, per cui ha assegnato poi le fasi phi e p, eccetera, eccetera. Per esempio, in una rete a potenza prevalente come questa, prendiamo questo caso qui, invece, una rete a potenza prevalente, la tensione V, che è la tensione di rete, è una grossa invariante. Cioè, c'è da presumere che tutto possa cambiare, tranne la tensione di rete, a meno che non succedano cose catastrofiche, per dire. La tensione di rete è 400 volt, e 400 volt rimane. La fase della tensione di rete è sicuramente ancora più invariante della sua ampiezza. L'ampiezza della tensione può variare anche del 3, 4, 5%, non lo so, dipende anche dalla posizione, dal luogo in cui ci troviamo, ma la fase è la stessa su tutta la rete, su tutto il territorio, non solo nazionale, ma anche extraterritoriale, anche extranazionale, la fase è sempre la stessa. Quindi non è obbligatorio, però, visto che qui ci sta una cosa che sicuramente è inchiodata col martello, perché non usarla come riferimento di fase? Quindi, quando abbiamo una situazione in cui la macchina è collegata ad una rete a potenza prevalente, come la rete industriale, può, ripeto, non è obbligatorio, ognuno è libero di fare quello che ritiene più opportuno per i suoi calcoli e per le sue spiegazioni, eccetera, eccetera, però potrebbe essere interessante dire: io prendo come riferimento di fase la tensione P, per cui quel diagramma lì potrebbe diventare così. La disegno verticale perché mi piace disegnare la verticale, la posso disegnare orizzontale perché per me il riferimento di fase è questo. Scrivo V, dove questa è, questa è J con S per I, e naturalmente a 90 gradi vado a disegnare la corrente così. Quel diagramma lì è lo stesso identico di quello, soltanto che è stato girato un pochino, perché qualcuno, io, disgraziato, cattivo, ho deciso di cambiare il mio riferimento di fase. Non solo non l'ho fatto orizzontale, l'ho fatto pure verticale, tanto per confondere le idee il più possibile a quelli che mi stanno ascoltando. C'è anche un'altra possibilità, ad esempio, disegnare questo stesso diagramma fasoriale utilizzando come riferimento di fase R0 per I. Che senso ha? Ma già il riferimento di fase. No, facciamo così: disegno prima quel triangolino lì, cioè il triangolo delle cadute di tensione R0I e Y con S per I. Questo qui. Prima disegno questo. E poi ci costruisco sopra la tensione V e la E con 0, in modo tale da pervenire a questo diagramma qui. Non è cambiato assolutamente niente, come si dice, scambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, e anche in questo caso qui sono vettori, ho sommato prima uno e poi l'altro e poi li ho scambiati di posizione, ma la somma, il risultato è sempre quello. Quindi questa è la tensione V e da qui fino, certo, sì, confonde un pochino il disegno, da qui fino a qui c'è la tensione perché sono naturalmente sarà da questa parte qua. Lì è disegnato un poco alzato soltanto per far vedere che sta lì, perché altrimenti si sarebbe confuso. Con disegnare il diagramma vettoriale in questo modo qui può avere dei vantaggi che magari vediamo la prossima volta, perché altrimenti oggi facciamo proprio chiudiamo tutta la macchina sincrona con oggi, non va bene né per voi né per me, e lo vedremo la prossima volta che vantaggi ha disegnare
un diagramma funzionerà in questo modo, ci permetterà di fare dei calcoli geometrici e verificare alcune situazioni abbastanza interessanti. Ok.